Ha facoltà di parlare il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Del Rio. Prego, Ministro. Grazie, signora Presidente, onorevoli deputati. Prima di tutto permettetemi di dire che siamo vicini al fianco come governo dei cittadini e delle cittadine pugliesi che abbiamo incontrato ieri, delle loro famiglie, al fianco della Regione Puglia, dei suoi sindaci, del governatore Michele Emiliano. Questa tragedia colpisce tutti gli italiani e le italiane. Ci interroga sul fatto che un diritto democratico come il trasporto pubblico non debba trasformarsi in un evento luttuoso, così come tutti gli incidenti sul lavoro. Ci interroga su una mobilità sicura ed efficiente di cui usufruiscono studenti, lavoratori, turisti, passeggeri di ogni età e di ogni parte del Paese. Come ha detto ieri il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, nel giorno del dolore, delle lacrime e nei giorni della vicinanza alle famiglie, è una vicenda su cui occorre fare chiarezza al più presto e su questo garantiamo tutta la nostra collaborazione, il nostro impegno a fianco dei magistrati inquirenti e della Regione Puglia che non lasceremo sola e a cui continueremo anche nelle prossime settimane a stare accanto. L'incidente è avvenuto sulla ferrovia Bari-Barletta, è una linea ferroviaria regionale lunga 70 chilometri che collega Bari con numerosi centri abitati dislocati su due province che ha capolinea Barletta, con un bacino di utenza di circa 700.000 abitanti. La gestione della linea è curata dalla società Ferrotranviaria che vi opera in qualità sia di gestore dell'infrastruttura, sia di impresa ferroviaria e che effettua anche il servizio automobilistico nel medesimo bacino, la proprietà dell'infrastruttura della Regione Puglia. La linea è elettrificata e a scartamento normale, a doppio binario nel tratto Fesca-San Girolamo-Ruvo, circa 33 chilometri, mentre per i restanti 37 chilometri è a binario unico. La circolazione dei treni avviene con blocco automatico bidirezionale da Bari a Ruvo mediante la CEI, l'apparato centrale elettrico a itinerari di Bitonto, e gli ACS, gli apparati centrali statici di Terlizzi e Ruvo, e con blocco telefonico da Ruvo a Barletta. Il giorno 12 luglio, alle ore 11:38, si è verificato uno scontro frontale tra due convogli ferroviari della lunghezza di circa 80 metri, di recente produzione e di immissione in servizio, sulla tratta a binario unico Corato-Andria di questa linea ferroviaria gestita dalla società Ferrotranviaria. Il bilancio ad oggi, ancora non definitivo, è di 27 vittime e il ferimento di numerosi passeggeri. La società Ferrotranviaria ha interrotto la circolazione nella tratta. La tratta a binario unico sarà interessata da lavori di raddoppio per il cui affidamento da parte della Regione Puglia su fondi europei della Regione Puglia 2007-2013, poi trasportati con un progetto ponte sulla seconda programmazione 14-20, dicevo, la tratta a binario unico è interessata a lavori di raddoppio con un bando di gara già pubblicato e con il termine ultimo per presentazione dell'offerta fissato al 19 luglio. A seguito dell'incidente frontale occorso, il Dipartimento della Protezione Civile, avendo appreso alle ore 11:42 della notizia dell'incidente, pervenuta alla sala Situazione Italia della struttura operativa dei Vigili del Fuoco, si è attivato immediatamente per seguire e valutare la portata dell'incidente, verificare che tutto il Sistema Nazionale di Protezione Civile fosse informato e portare da subito supporto alle autorità locali. Gli interventi quindi sono ancora in corso. Dobbiamo segnalare in questa attività veramente lo straordinario coraggio e la dedizione di tutti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, i cittadini, i volontari della protezione civile che hanno veramente dato dimostrazione in questa occasione di una straordinaria dedizione, così come permettetemi di sottolineare lo straordinario senso civico di dedizione e di altruismo che i cittadini pugliesi hanno dimostrato nel momento in cui vi era bisogno di donare il sangue a loro. A loro va tutta la nostra riconoscenza e anche l'orgoglio di questo Paese così capace di stringersi intorno in momenti così drammatici. Veniamo al tema della sicurezza. La sicurezza della circolazione ferroviaria in tale tratta è regolata tramite il meccanismo del consenso telefonico.
Nel regime del blocco telefonico il capostazione non può inviare al treno alla stazione successiva, un treno alla stazione successiva se non ha domandato e ottenuto dal capostazione della predetta il consenso ad inviare quel determinato treno. La sezione di linea è dunque considerata normalmente bloccata e viene liberata per la circolazione di volta in volta mediante il consenso dell'inoltro del treno. Con tale procedura sulla sezione di linea può essere presente un solo treno per volta. Il sistema di segnalamento con consenso telefonico, pur essendo sicuro, è certamente un sistema tra i meno evoluti rispetto alle tecnologie disponibili per la regolazione della circolazione ferroviaria. Infatti il sistema si affida interamente all'uomo, nella fattispecie, all'operatività dei capi stazione, come sopra descritto. Le tecnologie oggi disponibili sono molteplici e si adattano ai diversi regimi di esercizio in relazione alle caratteristiche della rete, alla frequenza dei convogli e alla velocità di esercizio. Nel caso di specie, sulla tratta semplice binario in esame, il sistema di consenso telefonico è in uso da oltre 60 anni. L'attuale frequenza dei convogli è praticamente inalterata da circa 10 anni, durante i quali non si sono evidenziati inconvenienti all'applicazione del sistema. Il sistema, ripeto, è di completa responsabilità della ferrotranvia, della società di gestione. La rete delle cosiddette ferrovie secondarie esistenti in Italia ha un'estensione totale di oltre 3.000 chilometri. A questa rete appartiene la rete in esame. Molte delle reti secondarie sono caratterizzate anche da standard tecnologici più evoluti. Altre reti, cosiddette isolate per la vocazione trasportistica e per gli standard di armamento adottati, presentano caratteristiche diverse. Nella rete delle ferrovie secondarie sono ancora presenti 2.700 chilometri di linea a binario unico. Su queste le tecnologie adottate sono diverse: consenso telefonico, blocco con tassi, nei casi più evoluti sistemi di controllo marcia treno. Da anni sono in corso interventi di modernamento tesi sia a raddoppiare le linee a semplice binario, nel caso in cui la domanda di trasporto lo giustifichi, la sicurezza non è garantita dalla presenza dei due binari, è la capacità che è garantita dalla presenza dei due binari, anche binari unici sono molto sicuri quando sono applicate tecnologie avanzate. Nel caso di specie, la società ferrotranviaria, della sua costituzione, è una delle aziende migliori del panorama italiano in termini di efficienza ed efficacia del servizio offerto, di livello professionale degli addetti e di interventi di ammodernamento e miglioramento dell'esercizio eseguiti. Purtroppo un sistema come quello del consenso telefonico, che lascia interamente all'uomo la possibilità di intervento, è oggi considerato maggiormente a rischio, anche se utilizzato su tratte con caratteristiche di esercizio compatibili con il sistema stesso. Il Ministero esercita la vigilanza sugli aspetti riguardanti la sicurezza e l'esercizio tramite gli uffici periferici territoriali e appunto in questa direzione noi abbiamo mantenuto sempre una interlocuzione molto stretta e con i controlli regolari sia sulla infrastruttura che con il responsabile della sicurezza, senza avere mai dovuto annotare carenze di sorta. In queste ore vedo che gira in maniera molto strumentale e sbagliata il fatto che la legge di stabilità approvata da questo Parlamento avrebbe stanziato 4 miliardi e 6 tutti al nord. Non è così. Il contratto di programma 2015 stanzia 9 miliardi di euro. Di questi 9 miliardi di euro, ben 4 miliardi e mezzo sono destinati a tecnologie per la sicurezza. Abbiamo messo al primo posto la sicurezza sull'intera rete nazionale. E una parte di questi 4 miliardi e mezzo del 2015 sono destinati alle reti a carattere regionale, perché purtroppo in questo Paese la cura del ferro non è mai stata fatta e quindi in questa direzione che l'iniziativa del Governo si è esplicata e quindi noi, nonostante non abbiamo la responsabilità diretta su questa rete, vogliamo dire che siamo sempre stati disponibili e saremo disponibili, come abbiamo dimostrato anche in altri casi, a continuare a rafforzare il tema della sicurezza e dell'investimento in tecnologia, dell'investimento nel rinnovo del parco rotabile, dove abbiamo stanziato quasi 1 miliardo di euro per poter rinnovare completamente il trasporto pubblico locale, per poter consentire appunto che attraverso le gare si possano espletare servizi all'altezza di un grande paese quale siamo. In questo giorno di dolore, in questo giorno di lutto, in questo giorno così difficile per tutto il paese, noi vogliamo dire che non è il momento
per quanto mi riguarda, di scaricare le responsabilità sugli uni o sugli altri. È il momento di stringerci insieme, di trovare il modo per accelerare. Presidente, signori ministri, è difficile intervenire quando sai che amici tuoi giacciono al policlinico di Bari senza vita. È difficile parlare quando sai che universitari amici dei tuoi figli non riescono a essere ricomposti nella loro unità fisica in una gelida bara. Noi che viviamo nei comuni interessati dalla ferrovia Bari Nord siamo tutti figli di quella ferrovia. Siamo andati a scuola, siamo andati all'università, siamo andati al lavoro grazie a quella ferrovia. Inaugurata il 30 settembre del 1965 dal ministro dei trasporti Angelo Raffaele Iervolino e dal presidente del Consiglio Aldo Moro. Quella ferrovia è un tutt'uno con le comunità di Barletta, Andria, Corato, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Bari. La raffigurazione che molti media hanno fatto ieri e oggi di quella ferrovia è sbagliata, perché quella ferrovia è un modello di efficienza, di innovazione. Non è vero che ci sono dei ritardi, perché la Regione Puglia ha fatto tutto quello che avrebbe dovuto fare. C'è un tratto, 37 chilometri, Ruvo-Bari a doppio binario. C'è un altro tratto, i cui lavori sono già iniziati, 33 chilometri, Ruvo-Barletta, interessato al raddoppio del binario e ovviamente alla messa in sicurezza con i sistemi moderni. Non spetta a me attribuire responsabilità. Io so soltanto che giovedì scorso ho ascoltato, perché entrambi eravamo a Polignano a Mare a presentare i libri al Libro Possibile, ho ascoltato il ministro Delrio, il quale è stato di un rigore morale e direi giustamente di una grande attenzione nei confronti di quello che in Puglia si è verificato sulle ferrovie sud-est. È stato bravissimo ed applauditissimo, dicendo una cosa, che chi sbaglia paga e che le ferrovie non servono per dar da mangiare a chi le gestisce, ma servono per trasportare i pendolari, i cittadini, gli studenti, gli universitari. Se quella impostazione del ministro Delrio, ascoltata da me giovedì scorso, quindi prima della tragedia, senza nessun evidente motivo di sciacallaggio, io credo che quella impostazione sia vera, bene signor ministro, allora il problema qual è? Che serve maggiore attenzione, serve maggior denaro alle ferrovie regionali in concessione, ma serve anche il potere sostitutivo da parte del Ministero nei confronti di quelle ferrovie che non mettono in pratica e che non spendono i soldi destinati all'ammodernamento. Il potere sostitutivo, quando viene esercitato in termini di sussidiarietà, non è una violazione dell'autonomia. È un aiuto a chi non fa il proprio dovere. Signora Presidente, egregi colleghi, signor Ministro, è molto difficile prendere la parola in quest'Aula, in questo momento, perché è viva l'impressione che ha suscitato, i sentimenti che hanno suscitato le immagini di quella immane tragedia, che ha avuto dimensioni, come dire, impensabili. È difficile perché, essendo in un'Aula parlamentare, si può essere tentati da sentimenti di strumentalizzazione e ne abbiamo avuto anche un largo esempio poc'anzi. Quindi cercherò appunto di stare attento quanto più è possibile per evitare qualunque polemica artificiosa. E per sgombrare il campo da ciò, dico subito che lei ha fatto una ricostruzione puntuale ma forse un pochino insufficiente. Non ha messo in risalto che la Puglia non è quella che è stata descritta poc'anzi da un collega, perché in effetti la tragedia paradossalmente è avvenuta su una linea ferroviaria che è una sorta di orgoglio per la Puglia.
i vagoni per chi ha potuto vedere il convoglio, ma soprattutto per chi conosce quei convogli perché ci viaggia, come me, come Giro Grassi e come altri, sono di un'efficienza unica. Sono lindi, sono modernissimi, sono, credo, se si potesse dire, all'ultima moda. Uso questa espressione frivola per farvi capire. Però purtroppo abbiamo scoperto che paradossalmente viaggiavano ancora in termini di sicurezza con un sistema antiquato. Questo è il problema. E non le dirò, non parlerò di ritardi, come è stato fatto strumentalmente, circa l'aggiornamento di questi sistemi di sicurezza, perché in effetti io sono testimone, come dire, oculare del fatto che la tratta Ruvo-Corato è in fase di esecuzione, c'è un cantiere, e altrettanto ci si accingeva a fare per la tratta successiva. Non dimentichiamo che la Commissione europea ha sbloccato i fondi soltanto nel 2012, e non si confonda elaborazione del progetto preliminare, non dimenticando che dopo il progetto preliminare ci sono altre fasi prima di arrivare addirittura al progetto definitivo, e che quindi la Commissione europea ha sbloccato i fondi nel 2012 e che poi sono iniziate le procedure di esproprio, e sapendo quali, conoscendo quali sono i tempi normalmente della realizzazione delle opere pubbliche in Italia, credo che non si possa portare ad esempio negativo la Puglia in questo caso specifico. Quindi non è soltanto in questo campo, anche in altri campi la Puglia può vantarsi. Abbiamo un aeroporto che è collegato proprio con quella ferrovia ed è credo l'unico tratto ferroviario in Italia in quella maniera, oltre quello di Roma. Orbene, la Puglia c'ha anche delle criticità. C'ha delle criticità, per esempio, per il collegamento con Napoli. Siamo nel sud, le due famose, le più grandi città, Napoli, Bari, che non sono collegate. Ci vogliono 3 ore e mezzo facendo una serie di deviazioni. La Puglia c'ha altre strettoie. Sulla Termoli, Lesina, cioè sulla Adriatica, si viaggia a binario unico. E sulla linea Foggia-Caserta, praticamente si viaggia ancora, in un certo tratto, ancora a binario unico. Questo per, come dire, parlare del binario unico. Però deve essere chiaro che avere binario unico non è sinonimo di inefficienza, perché proprio sui binari unici ci possono essere strumenti di sicurezza come sono installati in altre parti d'Italia, credo soprattutto al nord. Anche se al nord devo dire per onestà che per esempio a Seveso, vicino al lago di Seo, ci sono ancora dei sistemi di sicurezza basati sulla telefonata, come è accaduto qui in Puglia. Adesso do la parola al deputato Giuseppe D'Ambrosio. Prego. Grazie Presidente. Presidente, lo dico subito, così chiariamo, diciamo, le regole di ingaggio. Oggi sono qui a parlare, e mi rivolgo anche a lei, Ministro, da pugliese, da cittadino andriese, perché lo do per sottinteso che siamo italiani qui dentro, non ho bisogno di manifestarlo. Bravo. Volevo subito chiarire che volevo portare qui dentro la rabbia, ma probabilmente dopo averla ascoltata vorrei dire un termine molto più pesante, ma non lo voglio dare questo gancio perché magari poi ci si concentrerebbe su quel termine e non magari su quello che lei ha detto. Oggi stiamo parlando qui dentro di una tragedia che probabilmente si potrebbe definire ridicola se non fosse infame per quello che realmente è accaduto. Ministro, io sono d'accordo con lei sulla grandissima catena di generosità e solidarietà messa in piedi dai pugliesi che in tutta la Puglia hanno donato sangue, si sono addirittura prestati nelle catene di volontariato i medici, gli infermieri. Ma sappiate che quella catena di solidarietà si è dovuta fare perché nel nuovo piano di riordino ospedaliero pugliese fatto dalla maggioranza di centrosinistra, quegli ospedali nei quali adesso voi avete portato i nostri cittadini feriti e morti verranno chiusi a breve. Verranno chiusi e non ci saranno nemmeno più presidi ospedalieri nei quali poterli portare. Ma voglio aggiungere anche un'altra cosa, Ministro, perché forse questa è un'altra storia. Parliamo di una tragedia che è accaduta nei confronti di pendolari. C'era anche un funzionario dello Stato, c'erano dei cittadini, degli studenti.
quella è una ferrovia che viene giustamente utilizzata all'interno di quell'area per spostamenti che sono tipicamente fatti da pendolari e da lavoratori. Allora io, quando ascolto le sue parole nei confronti di quelli che sono stati gli investimenti in questi due anni nei confronti delle ferrovie regionali, io dico: ma lei ha mai preso un treno regionale, Ministro? Ma l'ha mai preso? Perché io l'ho preso da studente universitario, l'ho preso da lavoratore e sono stato quasi felice che questa tragedia sia accaduta oggi e non in inverno, altrimenti sarebbe stata una strage ulteriore, perché in quei treni ci vanno in piedi, ci vanno senza aria condizionata, ci vanno senza alcun criterio di sicurezza. Da anni. Ma voglio andare proprio su di lei, Ministro, perché in qualche modo nel suo discorso, Ministro, lei ha detto che non sta scaricando le responsabilità. No, Ministro, lei è il primo responsabile politicamente di questa tragedia. Sa perché? Le dico una data. State in silenzio, per cortesia, come vi abbiamo ascoltati noi. No. Allora, scusate, colleghi, è la Presidenza che invita al silenzio. Grazie, Presidente. Sì, no, per posso cui continuare? Lei proceda con Grazie, il Presidente. Suo intervento. E mi faccia cortesemente recuperare. Per favore, colleghi, le stiamo data, al tema. Ministro, 12 giugno 2013 viene depositata un'interrogazione parlamentare in cui si parla proprio di quel tratto di ferrovia, a mia prima firma. Lei ha avuto 3 anni per rispondere, non ho mai ricevuto risposta. È vero che prima c'era Lupi, ma lei non ha mai risposto a quell'interrogazione. Il silenzio vero è stato su quello nel quale le si chiedeva: qui ci si sta arenando, qui i lavori non partono. È una progettualità presentata nel 2007, che è stata finanziata nel 2012, che doveva partire il 1° gennaio del 2013, e invece ci troviamo oggi ad aver traslato, come lei ha detto, in realtà sono persi, quei soldi spostati su un'altra tranche di finanziamenti europei, e ci troviamo di fronte alla tragedia. E quando c'è la tragedia, come al solito avviene in Italia, adesso partiranno i lavori, adesso accelereremo, adesso creeremo una commissione. Ministro, lei che lavora, ha detto, a fianco alla Regione Puglia, doveva lavorarci già dal 2015, perché il sottoscritto ha chiesto nel 2015 alla Regione Puglia un documento nel quale chiedeva lo stato di avanzamento dei lavori. E la Regione Puglia, a me parlamentare, figuriamoci a lei, Ministro, diceva: guardi che io ho dato tutti via libera, non so perché le amministrazioni locali sono completamente bloccate e non vanno avanti nella cantierizzazione dei lavori. Io mi chiedo, così come ho fatto nell'interrogazione, perché lei adesso è a fianco e non lo era prima a fianco agli enti locali? Sa perché? Perché voi siete a fianco agli enti locali, ai politici, a Emiliano, a chiunque sia, ma non siete a fianco ai cittadini, non siete a fianco ai cittadini. Prendetelo una volta quel treno, capite qual è la vita all'interno dei treni pendolari, ma non solo in Puglia, perché potremmo fare uno scenario devastante della Puglia, ma di tante altre regioni italiane, dove voi invece andate ad investire in progetti faraonici che non servono a nulla, lo dice il rapporto di Legambiente, e abbiamo ferrovie in tutta Italia che fanno vergogna. E la voglio smentire in questo momento. Mentre lei dice che stanno investendo, il governo sta investendo su queste ferrovie, qualche giorno fa Ferrovie dello Stato ha cancellato la tratta Roma-Taranto. Ha cancellato la tratta Roma-Taranto. Questi sono i fatti. L'ipocrisia nostra delle parole. Lascia il tempo che trova. Allora le chiedo e concludo, Presidente. Vi prego, per una volta, mettete da parte l'ipocrisia e, in memoria vera di quei morti ai quali lei è andato a rendere omaggio, mettetevi al lavoro sul serio, rendete le reti regionali davvero sicure. Grazie. In maniera tale che sia un servizio pubblico vero per tutti i cittadini. Grazie, deputato D'Ambrosio. Presidente.